il nuovo video di The Sims 4 e vi ricordo che grazie al sito in IVA potrete acquistare The Sims e le varie espansioni con un ottimo sconto attraverso il mio codice LIF, quindi L-I-F. Mi raccomando, non imbrogliatevi con la parola LIFE del mio canale, ma adesso vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale. Oggi mega sorpresa per voi, perché questo è solo il primo video della giornata. Ebbene sì, diciamo che data la mia assenza ultimamente ho deciso che, per farmi perdonare, ogni tanto vi metterò dei video bonus e in realtà sono proprio curiosa di vedere chi riesce ad indovinare il secondo video della giornata. Però dai, vi do un indizio: non lo porto da un bel po' di giorni. Ok, stop, basta, fine dell'indizio, altrimenti capite. Ma tornando a noi, come avete letto dal titolo, oggi vado a realizzare su The Sims 4 una youtuber nonché una ragazza, raga, stupenda, con cui ogni tanto ho scambiato qualche chiacchiera. E sto parlando di Lady Cass. Raga, se non la conoscete, allora appena finito questo video voi dovete assolutamente correre a sbirciare sul suo canale, perché fa dei video geniali. Cioè, io vi dico solo che il suo canale conta più di 447.000 iscritti, raga. Wow! Cioè, io... Vabbè, bocca aperta. Comunque, per chi è nuovo sul canale e non sa come faccio svolgere questa tipologia di video, vi spiego brevemente. Allora, innanzitutto, dopo aver scelto la webstar da realizzare, vado sul loro profilo Instagram ufficiale e cerco 3 o 4 foto con outfit diversi, in modo che poi diciamo posso andarle a realizzare il più simile possibile, si spera, su The Sims 4. Ma chiaramente la sfida più grande è riuscire a far assomigliare il viso della simina al viso della persona. Infatti io cosa faccio? A fianco alla realizzazione sia del viso che degli outfit vi metto sempre a fianco, quindi proprio sul gioco, la foto reale della personcina, in modo che comunque voi possiate capire se sto riuscendo a realizzare bene la simmina o meno. E infine, nella parte appunto finale del video, facciamo le nostre considerazioni finali e tutti insieme, compresa me, diamo i nostri voti. Bene, io direi che dopo questa spiegazione posso lasciarvi a qualche minutino di musica. Se non volete ascoltarla, raga, come sempre sapete come fare. Skippate e andate al minuto esatto, che comparirà tra pochissimo alla destra del vostro schermo. Pronti? 3, 2, 1, via! Don't accept.
Bini, 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 raga, rieccoci qui nella parte finale del video, quindi prontissime, prontissime per fare le nostre considerazioni finali e dare i nostri voti. Allora, innanzitutto, come avrete potuto notare, non ho trovato il materiale per avere gli stessi capelli di Casey, perché lei, diciamo, ha i capelli decolorati nella parte di sotto, non partono da sopra, però, raga, insomma, io ho trovato solamente questo. E per quanto riguarda gli indumenti, niente, cioè, così è così, raga, insomma. Poteva andare sicuramente peggio e come viso qualcosina, qualcosina, forse un pochino somiglia, però insomma è stato abbastanza difficile sinceramente. Quindi avete notato che ho fatto tre outfit. Il mio preferito è questo qui zebrato. Infatti secondo me qui ci somiglia molto e forse la metterò anche come immagine di copertina. Adesso vediamo un po' e quindi come voto mi do un 7,5. Ovviamente, raga, adesso aspetto da voi giù nei commenti di sapere che voti mi date. Nulla, raga, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video che sarà più tardi. Ciao!